L'ambasciata del Regno Unito presso lo Stato italiano dal 1870 ebbe sede nella seicentesca Villa Costaguti, divenuta proprietà nei primi anni dell'Ottocento della famiglia Torlonia. La villa, incastonata tra la via Pia e le mura aureliane, delle quali inglobava cinque torri, era conosciuta per la bellezza dei suoi giardini, che Pietro Rossini descrive come un luogo congiunto alle muraglie della città, con viali alberati e suggestivi giochi d'acqua. Nel 1835 Marino Torlonia, duca di Bracciano, acquistò la villa e commissionò ad Antonio Sarti l'ampliamento del casino nobile, con la costruzione di due ali laterali sormontate da una terrazza a belvedere. Nel 1946 l'edificio fu oggetto di un attentato dinamitardo ad opera di un gruppo paramilitare sionista. L'antico palazzo fu talmente devastato che si preferì raderlo al suolo e ricostruire una nuova sede nel 1961. Il progetto fu affidato all'architetto Basil Urwin Spence, ma l'opera non incontrò il favore della critica. La costruzione fu considerata addirittura offensiva e irrispettosa del tessuto urbano preesistente, una vera lesa maestà nei confronti di un vicino alquanto scomodo, Michelangelo. L'idilliaco triangolo costituito da Villa Paolina, Villa Bracciano e le mura di Roma, con la monumentale Porta Pia, fu stravolto. Secondo Renato Pedio, l'impianto urbanistico risultò talmente alterato da compromettere la concezione michelangiolesca, spezzando il rapporto tra la strada e Porta Pia, rendendolo, da sottilmente asimmetrico, volgarmente sbilenco. L'architetto si scusò così: l'altissimo standard di un vicino imbarazzante come Michelangelo sarebbe stato difficile da raggiungere per qualsiasi architetto. Il nuovo edificio governativo, che dovette rispondere a criteri di sicurezza e funzionalità, è a pianta quadrata, articolato su due piani sospesi su piloni, raccordati da una scalinata centrale. La rigida struttura è ammorbidita dall'effetto chiaroscuro della facciata, dall'utilizzo del travertino e dalla creazione di due specchi d'acqua e di una barriera di alberi per schermare l'edificio. I locali di servizio invadono le mura aureliane in modo irriverente, mentre il portale di accesso si apre su uno slargo sproporzionato, creato a danno della strada Pia. Oggi le polemiche si sono placate, anche se non è stata perdonata a Sir Basil Spence la presunzione di essersi confrontato con Michelangelo, senza averne compreso fino in fondo la genialità.